Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video dalla rubrica Notizie d'altruno. Yeah! Rubrica che abbiamo deciso di dedicare a tutte le notizie sul Trono di Spade, sia i libri che la serie televisiva, ma anche a tutto quello che ruota intorno al mondo creato da George Martin. E in questi ultimi giorni sono usciti pacchi di notizie, quindi... E quindi cerchiamo di battere il ferro quando è caldo. E perché accaparrarci visualizzazioni gratis. Yeah! E per quanto possiamo essere allegri oggi, purtroppo dobbiamo esordire con una notizia che è davvero tristissima, perché il buon zio Martin ha ufficialmente affermato che il nuovo libro della saga del Trono di Spade, The Winds of Winter, non uscirà entro l'anno e forse uscirà nel 2016. Infatti George Martin ha affermato in una recente intervista che se avesse finito di lavorare sul libro l'avrebbe già annunciato. Lui sta ancora apportando modifiche di chissà che cacchio sta dicendo e ha detto quando sarà pronto lo annuncerò, prima di allora non dirò nient'altro. Diciamo che già si sapeva, comunque avevamo immaginato che non sarebbe uscito nel 2015, però adesso è ufficiale e poi non è detto che sia nel 2016, o comunque 2016 non vuol dire gennaio 2016, potrebbe anche essere dicembre 2016, potrebbe anche essere luglio 2030. Quindi, niente, siamo tristi. Visto che purtroppo Martin non decide di darsi una mostra, dovremo quindi consolarci con le opere parallele ai libri, e quindi sia la serie HBO, ma anche con il lavoro dei Telltale Games. Infatti, riprendendo due precedenti news che abbiamo detto nello scorso video, è uscito proprio i primi giorni di questo mese il secondo episodio della serie di videogiochi Game of Thrones made in Telltale Games. Questo episodio si chiama The Lost Lords ed è appunto il secondo episodio della serie di non mi ricordo quanti episodi, 6 insomma, vabbè. E prevede anche la presenza di due nuovi protagonisti, ovvero due Lord Forrester scampati alle nozze rosse. Per chi è interessato a sapere un po' di più della trama, vi rimandiamo al video precedente. I giochi stanno riscuotendo abbastanza successo tra i fan di Game of Thrones, perché a quanto pare i Telltale sono riusciti a prendere al meglio dallo stile di Martin nel creare le trame e le atmosfere. Però siamo fortunati perché non hanno copiato da Martin la lentezza nello scrivere. E meno male! Tant'è che è prevista l'uscita di ogni nuovo episodio praticamente ogni 2 mesi, e non ogni 2000 anni come i libri di Martin. Seconda notizia che riprendiamo dallo scorso episodio di notizie, A Day in the Life. Vi ricordate che parlammo di questo speciale che avevo trasmesso per la HBO prima dell'inizio della serie, che dicemmo che non sarebbe stato mai trasmesso in Italia? Pensavamo almeno così. Beh, Sky Atlantic ci ha smentito e ha trasmesso in pratica quasi in contemporanea, il giorno dopo che in America, questo episodio speciale di Backstage sulla nuova stagione di Game of Thrones. Un episodio speciale per l'appunto dietro le quinte, interviste, eccetera, eccetera. Se siete interessati però non avete Sky, quindi non potete guardarlo su Sky Atlantic, comunque l'intero episodio di circa 26 minuti è disponibile sul canale ufficiale di Game of Thrones della HBO, che vi linkiamo qui sotto. Però con i sottotitoli in inglese, quindi se non sapete l'inglese ci dispiace. Visto che poi oggi siamo in vena di darvi link, vi linkiamo anche il trailer ufficiale di Game of Thrones della stagione 5, perché abbiamo già parlato dei vari trailer brevi che erano usciti, però adesso è finalmente uscito il primo trailer lungo. Però questa volta vi linkiamo non il sito ufficiale di Game of Thrones, o meglio il canale ufficiale di Game of Thrones, ma vi linkiamo il trailer dal canale Le Cronache del Ghiaccio del Fuoco, che ci ha messo i sottotitoli in italiano. Passiamo ora al versante cinematografico e dopo aver parlato della bellissima Emilia Clarke nello scorso video, passiamo a un'altra bellissima ragazza che fa parte del cast del Trono di Spade, ovvero Sophie Turner. L'attrice che interpreta Sansa, a quanto pare, parteciperà al nuovo film della saga degli X-Men, X-Men Apocalypse. È già il secondo caso in cui un attore di Game of Thrones fa parte di questa saga, perché nello scorso, diciamo, film della serie, Peter Dinklage aveva interpretato Bolivar Trask. Sì, sì. Solo che in quel caso avevamo un ruolo minore, invece qui la nostra Sansa interpreterà la Cersei, protagonista, che comunque è uno dei personaggi a quanto pare più importanti. Però siccome io non capisco niente di fumetti, soprattutto di X-Men, passo la palla a Vittorio e ti chiedo, secondo te Sophie Turner è adatta a interpretare il ruolo di Fenice? Sì, sì, è adattissima, soprattutto se dobbiamo considerare che il personaggio è, diciamo, ragazzina in pratica, visto che è negli anni 80 ambientato il film, quindi una giovane Jean Grey sarebbe perfetta come personaggio da far interpretare a Sophie Turner, quindi avere un casting eccezionale, ok. Parlando sempre di cinema, ma allontanandoci questa volta da Westeros e dal mondo delle Cronache del Ghiaccio del Fuoco, vi segnaliamo che è in fase di lavorazione The Lost Lands. Sì, sì. Che cos'è The Lost Lands? È un nuovo film,
produzione che è tratto da vari racconti di Martin, perché Martin per noi è famoso appunto per le cronache del Ghiaccio del Fuoco e le storie di Tyrion, Jon e tutti gli altri. Però infatti la sua bibliografia è molto lunga, ha scritto vari racconti gialli, fantasy e di fantascienza. Che gli fanno perdere tempo? Diciamo che in questo film c'è una costante con le altre trasposizioni delle opere di Martin, perché c'è sempre la costante delle belle donne nel cast. Infatti l'attrice che sarà punta di diamante del cast sarà Milla Jovovich, confermata a essere, diciamo, la prima attrice di questo film, più famosa per film tipo Resident Evil o anche Il Quinto Elemento, vabbè. E in pratica questo film comunque rappresenterà tre storie differenti. Saranno due storie fantasy, una fantascientifica, non fantasy. Per le trame vi linkiamo qui sotto in descrizione un articolo più approfondito, qui non perdiamo tantissimo tempo, anche perché forse non siamo proprio i migliori per parlarvi di film, quindi ok. Chiudiamo questa sequenza di notizie un po' in stile studio aperto, dandoci al gossip. Diciamo che la relazione tra Lynn Hadley e Pedro Pascal, aka Cersei Lannister, Oberyn Martell, non è un segreto, perché ormai è più di un anno che tra Instagram e Twitter postano foto puccettose di loro insieme. Però a quanto pare le cose stanno diventando ancora più serie. Infatti dalle foto pervenuteci dal nostro paparazzo di fiducia, che abbiamo un paparazzo di fiducia, vabbè, ci è sembrato di notare che Cersei abbia una rotondità sospetta, si sia cresciuto un po' il pancino. Quindi c'è da domandarsi che per caso il buon Oberyn Martell ha fatto centro e aspetta un bambino da Lina Hadley, oppure semplicemente all'attrice ha deciso di mettere su finalmente qualche chilo, perché era veramente scheletrica in alcune scene, quindi ok. Guardate voi le foto, giudicate e diceteci cosa ne pensate. Prima di chiudere definitivamente questo video abbiamo un'ottimissima notizia che però di fatti riguarda noi, perché siamo arrivati a 100 iscritti e non sapendo se fare uno speciale apposta, non sapendo cosa fare, abbiamo deciso di ringraziarvi qui come dire, chiusura di questo video. Un'appendice molto simpatica, simpaticosa, simpatichevole, non lo so, qualcosa. Diciamo che il traguardo dei 100 iscritti è il primo traguardo che ci si pone quando si apre un canale su YouTube e dobbiamo ringraziare voi che appunto siete i nostri iscritti. E quindi non possiamo far altro che darvi un gigantesco abbraccio, abbraccione, non voglio avvicinarmi di più che sennò ancora poi sfochiamo, non lo so. Comunque grazie mille a tutti quanti per il sostegno in pochissimi mesi, tutti quanti i commenti che ci lasciate che sono, cioè, sono positivissimi. Cioè mi piace a volare, cioè a 50 iscritti avere 20 mi piace un video è sensazionale. Siamo molto quindi contenti, come sta andando? Vi promettiamo che continueremo, speriamo di riuscire a fare qualcosa di costruttivo, bello come abbiamo fatto fino adesso, migliorandoci ovviamente, sperando di evitare altri sfoco time, eccetera, eccetera. Quindi. E niente, un ringraziamento speciale al nostro amico Michelangelo che si è iscritto due volte al canale, quindi due volte grazie. Ciao Mick! E comunque, a parte questo, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!